Compagnia di Fabio Montomoli sarà un appuntamento in tre serate che riguarda il Festival Chitarristico Giannetti. Stasera, nello specifico, abbiamo come ospite un compositore, oltre che naturalmente musicista cileno, che ci porterà le note non tanto del Sud America, ma di un repertorio molto più classico. Sì, come sempre cerchiamo di innanzitutto di dare una varietà nei nostri programmi, dei concerti e anche nei vari stili, eccetera. E mi interessava molto portare Alberto quest'anno qui nel festival proprio perché è un compositore riconosciuto a livello internazionale e la sua musica è veramente molto conosciuta in tutto il mondo nell'ambiente classico, quindi questo principalmente ci può far capire cosa si può fare sulla chitarra anche nonostante ci siano delle influenze latinoamericane, eccetera. Poi suona con uno strumento molto particolare, una chitarra romantica, quindi una chitarra chiaramente di formato più piccolo e con un suono molto intimo, e il luogo è proprio adatto a questo. Il prossimo appuntamento, quello di venerdì, è una serata tutta dedicata al tango con io che suonerò la chitarra e un bandoneonista, il maestro Mirko Satto. Verranno eseguiti i più bei tanghi della tradizione argentina. E l'ultima serata chiuderà il festival il 27, una giovanissima chitarrista del luogo di Grosseto, Carlotta Dalia, che sta veramente avendo molto successo a livello internazionale, vincendo concorsi, e veramente sarà un onore per noi poterla ospitare qui nella sua terra. Muchas gracias por esta invitación y por esta entrevista. Sí, se podría decir que siempre un artista que viene de algún lugar trae de una u otra manera impregnado el aire del lugar donde nació, donde vive. En este caso, Chile, Sudamérica. Yo más bien te diría que soy un compositor de mi propia música, que más bien tiene un tinte de música contemporánea, que es un poco, podríamos llamarlo como una música sin lugar, una música que podría ser europea, podría ser japonesa, podría ser norteamericana, chilena. Esta noche el repertorio va a ser, voy a tocar Villalobos, que para mí sigue siendo el compositor que por lo menos a mí en lo personal, dentro de los compositores latinoamericanos, el que más me gusta tocar. Y luego voy a tocar algunas cosas mías, composiciones propias, y voy a tocar Bach, como está ahí en el programa, y voy a tocar también Fernando Sor, música clásico-romántica, que además queda muy bien en esta guitarra, porque esta guitarra es una guitarra romántica del siglo XIX, que era la guitarra con la que se tocaba específicamente esa música.